L'impatto di una cometa come questa produrrebbe un cratere grande come Manhattan. Tutto quello che stiamo vedendo sparirebbe, insieme ad alcuni chilometri di roccia sottostante. 30 o 40 secondi dopo, comincerebbero a piovere su Washington rocce grandi come grattacieli. Su Chicago comincerebbero a cadere 2 o 3 minuti dopo, e su Los Angeles e San Francisco 5 minuti più tardi. Sarebbe una vera tragedia per il Nord America e in realtà per il mondo intero. La probabilità di morire a causa dell'impatto di un corpo celeste è approssimativamente di 1 su 1 milione all'anno. Per lei, per me e per ognuno degli abitanti del pianeta Terra. 1 su 1 milione è un rischio simile a quello che corriamo ogni volta che voliamo in aereo. Ehi, guarda! Eugene e Caroline Shoemaker, due detective del cosmo. Hanno cercato resti di asteroidi e comete, di rocce cadute dallo spazio in un'area ampia 15.000 km quadrati nell'entroterra australiano. È grande. Ha un diametro di 2,5 km, un perimetro di 10 km e un'altezza di oltre 300 metri. Tuttavia non è composto dalla stessa materia degli asteroidi e delle comete. È fatto di pietra arenaria, lo stesso tipo di roccia che troviamo sulla Terra, ma rende l'idea delle proporzioni del nostro problema. ...1994, i frammenti di una cometa in pezzi si sono scontrati con Giove, il pianeta gigante. Grazie agli Shoemaker e al loro collega David Levy, abbiamo verificato che effettivamente dal cielo piovono rocce. Prima di rompersi, la cometa era grande come la Ayers Rock in Australia. Loro furono gli scopritori della cometa Shoemaker-Levy 9. Ovviamente non è necessario guardare così lontano per vedere gli effetti degli impatti delle comete e degli asteroidi. Osserviamo la Luna. È bella, ma la sorella minore della Terra è piena di cicatrici. Per oltre 4 miliardi di anni è stata bombardata da detriti rocciosi che vagavano per il sistema solare. Ogni cratere testimonia un impatto di una cometa grande come la Ayers Rock o di asteroidi piccoli come un pullman. Roccia, ferro e ghiaccio che arrivarono improvvisamente dallo spazio. Non molto tempo fa si pensava che questi crateri fossero il prodotto dell'attività vulcanica. Benché si creda che ora all'interno della Luna sia inerte, moltissimo tempo fa era fuso e da ciò deriva questa interpretazione errata. Quindi, 4 miliardi di anni fa, quando un proiettile colpiva la Luna, creava un cratere che poi si riempiva di magma proveniente dal sottosuolo. Gene Shoemaker trascorse molti anni tentando di convincere gli scienziati che quei crateri non erano coni vulcanici, bensì risultato di violenti impatti. Ovviamente la Luna è un esempio tipico di crateri da impatto perché ne conserva il registro da 4 miliardi di anni. Visitando gli altri pianeti, in particolare Mercurio e Marte, e i satelliti dei pianeti giganti gassosi, vediamo che anche questi conservano un'accurata registrazione di impatti di ogni tipo, poiché la loro superficie è anch'essa molto antica. Il minuscolo Mercurio è tra tutti i pianeti il più segnato dagli impatti. Senza atmosfera e geologicamente inattivo, mantiene un registro di impatti inalterato da 4 miliardi e mezzo di anni. I satelliti di Giove sono i più colpiti di tutto il sistema solare a causa del grande potere di attrazione del pianeta gigante intorno al quale orbitano. Questo è Callisto, pieno di segni di crateri, e qui vediamo Ganimede, proprio sulla linea di fuoco creata da Giove, che attrae tutti gli oggetti che gli passano vicino.
Giove, il più imponente di tutti i pianeti, con la sua forza di gravità perturba le orbite delle comete che si addentrano nel Sistema Solare. Quando le comete sfiorano i pianeti esterni, l'unica cosa che si intromette tra loro e la Terra è Giove. Una cometa che si dirigesse verso la Terra potrebbe essere deviata o distrutta da Giove, che così ci salverebbe dal possibile impatto. Giove sgombra lo spazio vicino alla Terra e agli altri pianeti terrestri dalle comete. Se non fosse lì, vedremmo centinaia di volte più comete rispetto a quelle che vediamo ora. Tra le lune più grandi di Giove, Io è quella che ha l'orbita più vicina al pianeta. L'attrazione gravitazionale di Giove è tanto forte che Io ribolle di attività vulcanica. Fu questa attrazione gravitazionale che segnò il destino della cometa Shoemaker-Levy 9. Le forze che frantumarono la cometa si manifestano anche nei nostri oceani. E in nessun posto tanto chiaramente come nella baia di Fundy, in Canada. Quello che stiamo vedendo ora è uno degli esempi più vistosi di flusso delle maree, di forza mareale nel Sistema Solare. Due volte al giorno il flusso della marea alza il livello dell'acqua nella baia per poi abbassarlo nuovamente. Una barca arenata torna a galleggiare al suo ormeggio 6 ore dopo. Un aumento della marea di quasi 20 metri dovuto all'attrazione gravitazionale della nostra Luna. L'attrazione che Giove esercitava sulla cometa Shoemaker-Levy 9 era quasi 200 volte superiore a quello che stiamo vedendo ora. È risultato di quell'enorme tensione che la piccola cometa si spezzò in 21 pezzi. La cometa Shoemaker-Levy 9 semplicemente passò troppo vicino a Giove. Facendolo, cambiò il corso della storia dell'astronomia. La scoperta della cometa Shoemaker-Levy 9 rappresentò un momento di svolta nella comprensione e nell'accettazione della realtà che grandi oggetti possono effettivamente cadere dal cielo. Levy e gli Shoemaker volevano risparmiare utilizzando per fotografare pellicole danneggiate. Mi rivolsi a Gene e Gene a Caroline. Tutti guardammo verso il cielo e Gene disse, facciamolo. Corremmo su. La foto successiva che feci con quelle pellicole danneggiate fu la prima delle due immagini della scoperta della cometa Shoemaker-Levy 9. Una pellicola appannata, un cielo nuvoloso e una cometa con un aspetto strano. Ma queste foto non erano il risultato di un gioco di luce. Certamente erano orribili. E quelle immagini sono state mostrate più volte di tutte le altre fotografie che ho fatto nella mia vita messe insieme. Fu chiesto a Jimmy Scotti che confermasse la scoperta al telescopio Space Watch in Arizona. Quasi non riconobbi la sua voce e dissi, Jim, stai bene? Jim disse, David, il suono che hai appena sentito è la mia mandibola che si sta rimettendo a posto. Gli chiesi, abbiamo una cometa? E mi rispose, ragazzo, ce l'avete e come? Una serie di frammenti della cometa, una catena di perle che gradualmente si separano mentre il mondo le guarda. Quella notte sapemmo che c'eravamo imbattuti in un vero unicorno nel parco zoologico astronomico. Veramente non sapevamo dov'era. Sapevamo che era approssimativamente a 4 gradi di distanza da Giove, ma non sapevamo quanto vicino fosse al pianeta. E poi arrivò la notizia che la cometa Shoemaker-Levy stava per scontrarsi con Giove. Rimanemmo a guardarci fissi l'un l'altro senza sapere cosa dire e finalmente Gene scosse la testa e disse «Non posso crederci, nel corso della nostra vita stiamo per vedere un impatto». Come veri maestri di cerimonia, Levy e gli Shoemaker alzarono il sipario sul più stupefacente spettacolo astronomico del secolo. Fu una fortuna straordinaria che scoprissimo quella cometa 14 mesi prima dell'impatto, dando alla comunità astronomica molto tempo per prepararsi. Questo è ciò che realmente ci ha ripagati di tutto. Tutti i telescopi puntarono verso Giove. Era la settimana degli impatti e queste sono immagini reali. In infrarosso, in basso sulla sinistra, il pennacchio di un impatto. E dalla sonda spaziale Galileo una visione impossibile dalla Terra, il momento dell'impatto.
Il telescopio spaziale Hubble, in orbita intorno alla Terra, osservò i frammenti della cometa prima e dopo l'impatto. Questa cicatrice è più grande della Terra e durò quasi un anno. La Shoemaker-Levy 9 non fu la cometa degli astronomi, fu la cometa della gente. Fu la cometa che tenne l'intera popolazione del pianeta a guardare il suo scontro con Giove e a chiedersi se fosse successo qui. Perché preoccuparsi? Il nostro pianeta ha un aspetto sereno e tranquillo, una piccola sfera che vaga in uno spazio senza turbolenze. Le forze selvagge che attaccano gli altri mondi qui non sembrano agire. Dove sono le cicatrici? Dove sono i segni? Ci sono, bisogna solo sapere dove guardare. La Terra ha delle cicatrici dovute a impatti e quindi è possibile trovarle. Mi trovo nel cratere principale di Hanbury, in Australia. È parte di un insieme di grandi crateri molto vicini tra loro. Ci sono in effetti 9 crateri diversi che fanno parte di un sistema creato da un asteroide che si ruppe prima di impattare contro la Terra. Ora, alla moviola, immaginiamo questo oggetto avvicinarsi. A una distanza, diciamo, di 15 km, la pressione sull'asteroide era tanto grande che fu schiacciato dalla sua stessa inerzia contro l'onda d'urto dell'atmosfera. Per questo finì in pezzi. I frammenti più piccoli, quindi, cominciarono a rimanere indietro, benché si muovessero ancora molto velocemente. Nel momento in cui impattò il primo frammento, il meteorite penetrò come una pallottola nel suolo, che poi si è rivoltato formando il cratere. E quindi il meteorite si è abbattuto sulla parete di questa cavità enorme. E in realtà le rocce si fusero a causa dell'impatto, e anche una parte del meteorite si fuse e si mischiò con le rocce. E possiamo ancora vederlo nei pezzi di vetro della roccia fusa che si formò poi. Nel frattempo si formarono altri crateri, bang, 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 molto vicini tra loro, e il cratere principale è un cratere doppio, creato da 2 oggetti che caddero molto vicini, e quindi i 2 crateri si sono uniti. Cosa sarebbe successo se il missile di Hanbury fosse caduto nella base degli Shoemaker a Flagstaff? Esisterebbe un cratere gemello vicino al Meteor Crater? Se quel missile fosse caduto su Flagstaff, il cratere principale si sarebbe formato giusto nel cuore della città e coprirebbe assolutamente tutto il suo centro. Non sarebbero stati distrutti soltanto gli edifici dove si fosse formato il cratere, ma l'onda d'urto avrebbe abbattuto tutti gli edifici situati approssimativamente nel raggio di 2 chilometri. I crateri di Hanbury si formarono circa 3.500 anni fa. La Terra, invece, si formò prima, 4 miliardi e mezzo di anni prima. Se dal nostro mondo togliessimo l'atmosfera, la vegetazione, gli oceani, e se non si fosse prodotto alcun movimento geologico, il nostro pianeta avrebbe 20 volte più crateri della Luna. E come Gene Shoemaker avverte, rimangono ancora molti proiettili e molti possibili crateri.
Per cercare gli asteroidi e le comete che ci minacciano, torniamo indietro di 5 miliardi di anni. Una stella gigante sta morendo. Esplode come supernova, emettendo una violenta onda d'urto nello spazio. L'onda perturba una gigantesca nube di idrogeno. La nube ruota su se stessa, diventando sempre più densa. Si formano anelli di gas e di polveri. Il nucleo è così denso e caldo che al suo interno si produce una fornace nucleare. Il nostro Sole è nato. Così inizia il nostro sistema solare dove regna il Sole. Mercurio, il suo suddito più vicino, si condensa a partire da uno degli anelli, allo stesso modo degli altri pianeti rocciosi, come Venere, la Terra e Marte. Più lontano si creano Giove e Saturno con i suoi anelli. E più in là i tenui pianeti esterni, Urano, Nettuno e Plutone, e i resti congelati della fascia di Kuiper, da dove ci minacciano le comete. Ancora più in là, a un terzo della distanza che ci separa dalla stella più vicina, si trovano le comete della nube di Oort, un miliardo di palle di neve sporca soggette a un tira e molla gravitazionale tra il Sole e le stelle vicine. Non è necessario che una stella passi giusto per il centro della nube. È sufficiente che una stella si avvicini un po' più delle altre, benché continui a essere molto lontana, per provocare un cambiamento minimo nel fragile equilibrio dinamico della nube. La lieve spinta di una stella può comportare che una cometa abbandoni per sempre il sistema solare. Perché una cometa lasci la nube di Oort, dica addio ai suoi compagni e cominci una nuova rotta che la porti vicino alla Terra, non è necessario molto sforzo. Semplicemente questo. Un lieve impulso e una cometa si addentra nel sistema solare, tra i suoi pianeti. Avvicinandosi al Sole, la cometa si riscalda. Il suo ghiaccio evapora e si forma la chioma, che si espande all'esterno sotto forma di un getto di gas e polveri. Completata un'orbita intorno al Sole, il destino della cometa è definitivamente segnato. Ora è schiava, intrappolata in un'estesa orbita ellittica che la catapulterà verso le gelide profondità dello spazio per poi ritornare verso il Sole una volta e un'altra ancora. Le comete sono imprevedibili, ne conosciamo più di 1000. Ma una tra i miliardi di quelle che non conosciamo potrebbe colpirci. Questa è la cometa Halley, la prima di cui fu previsto il ritorno. Incrocia la nostra strada una volta ogni 76 anni. La Halley ha fornito più informazioni sulla natura delle comete di nessun'altra. La sua ultima visita, nell'86, fu la prima a prodursi nell'era spaziale. Mentre la cometa ritornava verso le regioni esterne del Sistema Solare, venne raggiunta da una flotta di sonde. La più coraggiosa fu la sonda Giotto. La sua missione fu quella di tuffarsi proprio nella coda della Halley e trasmetterci immagini. A 30.000 km in avvicinamento, questo è il cuore della Halley, una montagna con un doppio picco che emette gas e polvere. Il nucleo è di ghiaccio e sabbia fine e ha dimensioni totali di 10 km per 15. Se si scontrasse con la Terra, distruggerebbe il 75% della vita del pianeta, compresi noi. Colpita da un bombardamento continuo di particelle, la macchina fotografica della Giotto smise di funzionare a 1200 km di distanza dal nucleo della cometa. Abbiamo comunque potuto intuire quello che potrebbe accadere il giorno del giudizio finale: il martello di Lucifero. Ma Lucifero ha un altro martello. Tra Marte e Giove si trova la fascia degli asteroidi. Sottomessi all'influenza gravitazionale di Giove, sbattono e rimbalzano tra loro, ma alcuni fuggono dalla fascia, minacciando il nostro pianeta. Questo, Tutatis, passò recentemente vicino al nostro pianeta, nel settembre 2004, a 1,5 milioni di chilometri di distanza. È come se ci trovassimo su una strada che si incrocia con altre strade. Non ci sono semafori, neanche stop, e nessuno si ferma. La Terra va a tutta velocità lungo la strada. Se questi asteroidi dovessero attraversare la strada mentre passa la Terra, ci scontreremmo. Non c'è niente che possa evitarlo.
Perciò Lucifero ha in realtà un altro martello, rappresentato da un asteroide con una traiettoria che interseca quella della Terra. A differenza delle comete, gli asteroidi sono duri, sono fatti di roccia e metallo. In ogni momento, ben 200 asteroidi attraversano l'orbita della Terra. Allo scopo di investigare il possibile luogo di impatto di un asteroide, il geologo Gene Shoemaker si trova nel profondo entroterra australiano. Ho aspettato 12 anni prima di poter venire a vedere questo cratere. Finalmente in questo viaggio lo vedremo. Credo che quando arriveremo e potremo studiarlo, stabiliremo al di là di ogni dubbio che si tratta di un cratere da impatto. La mia scommessa è che questo cratere si formò forse 1 miliardo di anni fa con l'impatto di un meteorite ferroso. Meteorite è un termine che designa qualsiasi oggetto che colpisca la Terra, sia esso una cometa o un asteroide. Questo è il cratere Liverpool, a 500 km da Darwin, zona dei coccodrilli, calda, lontana e inaccessibile. Fino ad oggi, nessuno scienziato ha confermato l'origine del cratere, cioè se sia vulcanico o prodotto da un impatto dallo spazio. Gene e Caroline Shoemaker dispongono di un permesso speciale di visita. È territorio aborigeno e la coppia deve procedere con una guida. In pochi secondi Shoemaker scopre gli indizi di un impatto. Continuiamo e diamo un'occhiata. Il cratere è largo 2,5 km. Il proiettile aveva probabilmente un diametro di circa 100 metri, più o meno lungo come un campo di calcio. Mentre scalano il bordo del cratere, vediamo l'immagine dell'asteroide che solcò il cielo e cadde in questo luogo. Frammenti di roccia fusa si sollevarono verso l'atmosfera dal momento che l'asteroide si era rivoltato nella cavità iniziale. Quando la polvere si depositò, la Terra aveva una nuova cicatrice. Dall'esterno del cratere, Shoemaker legge la sua storia nella roccia. Mi trovo sulla roccia madre. E anche questa qui alla mia destra è roccia originaria. Queste linee che si vedono nella roccia ai miei piedi sono diversi strati. È una superficie stratificata. È la base di uno strato. Questi strati sono stati trascinati verso l'alto e rovesciati in verticale. E lì tuttavia sono orizzontali e sono distesi. Questi sono stati trascinati lungo la parete del cratere. E qui sto ancora camminando sulla roccia madre. Sto camminando verso il cratere. Anche questi che vedo qui sono strati. E dopo, in questo punto, cominciano a frantumarsi. Sono rotti in frammenti e non si sono spostati molto lontano. E c'è della roccia madre frantumata che si estende quasi fino alla cima del bordo. La sommità è formata dalla breccia del cratere. La breccia è roccia polverizzata che si è compattata di nuovo. Ci parla dell'energia cosmica che la trasformò in un anello attorno all'esplosivo epicentro. Inizialmente il buco che si forma è denominato cavità transiente ed è molto più profondo del cratere finale. La cavità iniziale è piuttosto profonda, ma quando la breccia, la roccia frantumata, retrocede, riempie parzialmente il cratere. Perciò il cratere finale, se potessimo venire il giorno dopo a guardarlo, è molto meno profondo del foro originale. Questo cratere mi piace particolarmente perché è un esempio di cratere semplice a forma di scodella che si è eroso fino a un livello di 100 o 200 metri sotto quello visibile nel Meteor Crater in Arizona. E questo mi dà una visione generale istantanea della geologia che si trova sotto ciò che è visibile in un cratere più giovane. Posso vedere quello che è successo più in profondità. Il Meteor Crater ha appena 50.000 anni. Liverpool, il nuovo cratere confermato dagli Shoemaker, ha perlomeno 1 miliardo di anni. Hanno appena sorvolato un piccolo incendio. È molto meglio e più sicuro cercare crateri in Australia dall'aria. Sopra la mia spalla possiamo vedere il promontorio centrale di Kelly West, un cratere molto antico che si è eroso quasi totalmente. Il cratere più grande dell'Australia, Gosses Bluff, ha un diametro di quasi 25 km e un'età di 140 milioni di anni. Il piccolo Wolf Creek, uno dei più giovani e meglio preservati nell'interno, con la sua scarsa vegetazione e la sua stabilità geologica, l'Australia è il paradiso per un cacciatore di crateri.
Jean e Caroline Shoemaker passano qui 3 mesi all'anno dormendo sotto le stelle, riparando forature e trovando crateri da impatto. 24 crateri portano il loro nome e altri 2 devono essere ancora presentati. Ciao Tom. Ciao. Shoemaker sta chiamando un astronauta, Tom Jones. È una bellezza, ma è piccolo. Vuole che Jones fotografi il cratere Liverpool dall'orbita terrestre. Se avessi un paio d'ore nelle settimane che restano. Jones si sta preparando per una missione della navetta spaziale che passerà sopra quel posto, ma Shoemaker chiede una fotografia ancora più importante. Buone notizie, è un posto molto lontano, in Australia occidentale. Ma caspita, è una struttura da impatto. Ha un diametro di circa 18 chilometri. Magari alcune immagini prese dallo spazio aiuteranno a vedere meglio. È stata completamente mancata durante la mappatura geologica. Lascia che ti dia le coordinate del centro della struttura. D'accordo? 23 gradi, 59 primi sud e circa 121 gradi, 34 primi est. Gli Shoemaker pensano di avere trovato una grande struttura nel piccolo deserto sabbioso dell'Australia occidentale. Tom Jones sta cercando un cratere di 20 chilometri, tanto eroso e pieno di sabbia, che soltanto l'apparecchiatura magnetica e l'esame sul campo degli Shoemaker indicano che è lì. L'immagine mostra una struttura appena percettibile, ma per un occhio esperto è un cratere. Jones ha compiuto la sua missione. Vedo. Quel che posso fare è stabilire un contatto con gli investigatori sul campo, come gli Shoemaker e altri miei colleghi, che fanno lavoro sul campo su siti da impatto e cercano di scoprire qualcosa che li possa aiutare nei loro studi. La navetta spaziale ha altri mezzi come il radar per scoprire crateri sepolti. Emettendo segnali verso la Terra e ascoltandone l'eco, si possono trovare strutture geologiche nascoste. Strutture come questa, sepolta nel suolo, sotto il mare e la sabbia, nella penisola dello Yucatán, in Messico. Lo shuttle conferma che la penisola dello Yucatán è il sito di un gigantesco impatto. Il cratere si trova a vari chilometri sotto questi alberi. Alcune strane depressioni del terreno erano l'unico indizio della sua esistenza. Questo impatto ha causato l'estinzione dei dinosauri e il sorgere della civiltà umana. Per i dinosauri fu il giorno del giudizio. Un missile grande 10 chilometri si avvicinò alla Terra a 100.000 chilometri l'ora. Rimanevano 3 minuti all'impatto. Il tremendo scontro fu equivalente a 75 milioni di megatoni di TNT. Senza luce solare né cibo, le creature che sopravvissero all'esplosione iniziale morirono a causa dell'inverno cosmico che si produsse in seguito. Quando il cielo finalmente si rischiarò, i grandi rettili, insieme al 75% di tutte le specie della Terra, erano spariti. 65 milioni di anni dopo, come un monumento a quel devastante avvenimento, sorse in quello stesso posto una delle più grandi civiltà, quella dei Maya. I Maya costruirono templi e osservatori e li costruirono vicino all'acqua perché quest'area della penisola dello Yucatán è piena di profondi pozzi naturali. Così i cenotes, così si chiamano, furono vitali per la prosperità dei Maya. Per i messicani di oggi sono un sollievo per il caldo, per gli scienziati che indagano sulla morte dei dinosauri, una traccia. Questo è uno dei cenotes che formano un arco attraverso lo Yucatán. Si crede che possano delimitare il bordo meridionale di un mostruoso cratere.
Il canadese Alan Hildebrand fu il primo che confermò l'esistenza del cratere. Chicxulub, così si chiama, è la sua grande ossessione. I cenotes qui sotto sono il bordo di una zona di impatto che si estende, secondo la sua teoria, 160 chilometri all'interno del Golfo del Messico. Quello che realmente dobbiamo capire è come questo specifico impatto abbia devastato la vita. Abbiamo una congettura abbastanza plausibile su quanto frequentemente gli oggetti si scontrino con la Terra, producendo crateri di 10, 20 o 50 chilometri. La domanda è: quale di essi avrebbe effetti globali catastrofici? Nel mondo non vi sono orme di dinosauri, né fossili successivi all'esplosione di Chicxulub. Le mappe di gravitometria suggeriscono una massiccia depressione nell'estremo nord-ovest della penisola dello Yucatan, ma potrebbe anche trattarsi del cratere di un vulcano estinto. Quando Hildebrand misurò Chicxulub, cercava anomalie gravitazionali, aree con strati meno densi di quelli che li circondano, indizio di una zona che era stata riempita. Chicxulub ne aveva moltissime, ma prima di avventurarsi aveva bisogno di prove fisiche. Lavorò su campioni estratti dalle profondità del supposto cratere. Queste rocce dimostrano che la breccia della cima era piena di materia metamorfosata proveniente da squali e le rocce fuse sottostanti erano in realtà roccia fusa e non roccia vulcanica. Perciò la gravità unita a quegli indizi mi fece vedere molto chiaramente che questo doveva essere un cratere. Ma per altri non fu così. Uno scienziato americano mette in discussione i metodi di Hildebrand. Io ero critico con quello che Hildebrand e i suoi colleghi presentarono per dimostrare che si trattava di un cratere d'impatto. Precisamente presentò certe prove fotografiche che indicavano che un granulo di quarzo era stato sottoposto a un cambiamento repentino di pressione durante l'impatto. Ma per confermare un impatto, il ricercatore deve misurare accuratamente l'orientamento dei piani che corrono attraverso il quarzo. Lui non lo fece fino a molto dopo che noi glielo avevamo indicato. In realtà fummo i primi a pubblicare sulla deformazione dovuta allo scontro in Chicxulub e dal mio punto di vista fummo i primi a confermare che si trattava realmente di un cratere da impatto. Sharpton, che lavora in parte con nuclei estratti in questa discarica, crede anche che la dimensione del cratere di Hildebrand non sia corretta. Sembra essere grande il doppio. Tutti i risultati che abbiamo potuto produrre, tutto quello che abbiamo potuto assemblare, ci orientano verso un cratere di 300 chilometri. E neanche una sola cosa, teniamolo in conto, neanche un solo indizio è coerente con un cratere più piccolo. La disputa è tanto amara che i rivali si rifiutano di incontrarsi. Il cratere di Hildebrand è largo 160 chilometri, quello di Sharpton 300. Una barca nel Golfo del Messico tenta di risolvere la questione. Alimenta una serie di rivelatori sismici posti nel mare al largo dello Yucatan. Nel frattempo, nella penisola, sono stati installati altri rivelatori terrestri. L'esperimento, condotto dall'Imperial College di Londra, consiste nel definire i contorni del cratere iniziale. La sonda misura fino a oltre 30 chilometri di profondità. Quello che importa è la dimensione della cavità transiente iniziale che crollò. E l'esperimento sismico deve dare una risposta definitiva a questa domanda. Alcuni potenti cannoni ad aria vengono caricati nell'oceano e fatti esplodere. Funzionano così. Le onde d'urto delle esplosioni rimbalzano contro il rivestimento solido del cratere sepolto e vengono registrate dai rivelatori sismici come un eco. Se abbiamo ragione, se Chicxulub ha un diametro di 300 chilometri e fu la causa dell'estinzione di massa tra il Cretacico e il Terziario, allora credo che potremo dormire magari un po' più tranquilli di notte, perché significa che realmente fu necessario un avvenimento cosmico enorme, veramente raro, per provocare quella grande estinzione biologica. È arrivata l'ora. Grande o molto grande? Che dimensioni ha il cratere di Chicxulub? Che cosa è necessario per un'estinzione di massa? I dati sismici non l'hanno chiarito del tutto. Il prossimo è il lato nord, e poi finalmente questi. I primi risultati indicano che ha un diametro di circa 250 chilometri a metà strada tra le due stime rivali.
Gli scienziati credono che crateri di queste dimensioni si formino soltanto una volta ogni 100 milioni di anni, quindi i dinosauri potrebbero essere stati le ultime vittime di una serie di disastri cosmici. Quando dobbiamo aspettarci il prossimo? All'Università di New York, Mike Rampino crede fermamente nella periodicità delle catastrofi. L'estinzione di massa verso la fine dell'era permica, 250 milioni di anni fa, quella sì che fu grande. Morì il 95% delle specie del pianeta, rettili simili a mammiferi, forme di vita marine, piante terrestri. Il 95% sparì. Sembra che sia successo improvvisamente. Dov'è il cratere? Dov'è l'arma del delitto? Il candidato più probabile era, fino a ora, una grande anomalia gravitazionale a ovest delle isole Falkland. Le caratteristiche geofisiche sono molto simili a quelle di Chicxulub. È perfettamente circolare, è grande. Significa che lì c'è un grande buco riempito di materiali più recenti. Isolate nell'Atlantico del Sud, le isole Falkland sono ricche di greggi di pecore, pesce e depositi di petrolio recentemente scoperti. Si stanno portando a termine perforazioni di prova e Rampino sta cercando campioni. Possiamo ottenere le informazioni necessarie per stabilire se realmente questo è il cratere d'impatto della più grande estinzione di massa mai avvenuta? Ora che gli scienziati li stanno cercando, i crateri sembrano essere dappertutto. Cos'è questa struttura situata in Europa centrale? Un'anomalia geologica o il cratere da impatto più grande di tutti i tempi, con un diametro di centinaia di chilometri? Sulla Terra sono stati identificati poco meno di 150 crateri. È meno dell'1% di quelli ancora in attesa di essere scoperti, inclusi quelli che potrebbero aver causato estinzioni di massa. Non c'è dubbio che si produrranno altri impatti. Sono un processo naturale nel sistema solare. Si sono verificati nel passato, hanno influito in larga misura sulla storia della Terra e avverranno anche in futuro. È una teoria strampalata, ma alcuni danno ancora la colpa dei bombardamenti periodici a Nemesi, un'insignificante stella bruna. Questa supposta piccola compagna del Sole si avvicinerebbe alla nube di Oort ogni 26 milioni di anni, il risultato una cascata di comete. C'è comunque una spiegazione più probabile per tali fenomeni periodici, l'oscillazione galattica. Mentre la nostra galassia a forma di disco ruota, il sistema solare dondola verso l'alto e verso il basso rispetto al piano galattico. È possibile che questa variazione degli equilibri gravitazionali destabilizzi la nube di Oort. Rispetto alla norma, cadrebbero verso i pianeti più comete. La brutta notizia è che potremmo trovarci al centro di quel flusso. Chissà quale super assassino ha la Terra nel proprio mirino. Ad Armagh, in Irlanda, si trova un osservatorio nel quale gli astronomi scrutano i cieli da oltre due secoli. Malgrado i nuvolosi cieli irlandesi, è qui che si riconobbe per la prima volta l'impatto di comete e asteroidi. Nel 1952 Ernst Oppig, il direttore dell'osservatorio, sorprese la comunità astronomica suggerendo che i crateri della Luna non erano vulcanici, ma mostravano le cicatrici di impatti provenienti dallo spazio. Questa città dell'astronomia è l'antica patria della religione irlandese. Ha due cattedrali. Una, dedicata a San Patrizio, è la sede del primate cattolico d'Irlanda. L'altra, pure dedicata a San Patrizio, è la sede dell'arcivescovo protestante d'Irlanda.
Due credenze, un modello. Patrizio, il missionario che venne in Irlanda all'inizio dell'età oscura del Medioevo e accese il lume del cristianesimo. Ma la sua conversione degli irlandesi potrebbe essere stata semplice. Secondo l'archeologo Mike Bailey, la gente era attirata da immagini di fuoco e zolfo, visioni nel cielo. Potrebbe essere stato relativamente agevole cristianizzare un paese come l'Irlanda, perché l'immaginario comune era molto simile a quello dell'Antico Testamento. Che cosa terrorizzava tanto gli antichi irlandesi? Bailey crede che le chiavi siano sepolte in un'isola artificiale al centro di questo lago. Su quest'isola possiamo trovare legno che fu tagliato, ad esempio, nel 601. Prima di essere tagliato, quell'albero potrebbe essere cresciuto per, diciamo, 200 anni. Per questo motivo possiamo sapere che cosa stava succedendo a un certo albero nell'anno 540. L'isola è un rifugio per i banditi. È stata costruita su grandi travi di legno. Il suolo umido preserva perfettamente il legno e i suoi anelli. Tuttavia, un gruppo di anelli, dice Bailey, mostra che gli alberi smisero di crescere intorno al 540 d.C. Non solo gli alberi irlandesi lo mostrano. Il fatto è palese anche negli alberi del nord della Scandinavia. Può anche essere visto nelle querce di tutta l'Europa e anche in certi tipi di pini dell'America occidentale. Si tratta di una riduzione della crescita degli alberi molto estesa e quindi verso l'anno 540 d.C. accadde qualche tipo di evento ambientale catastrofico. Se l'evento fosse stato prodotto da vulcani che espellono zolfo, sarebbero dovuti rimanere resti di polvere nel ghiaccio. Il problema è che nelle analisi del ghiaccio questi resti non sono stati trovati. Non c'è quindi alcun indizio di attività vulcanica in quell'epoca. Ma se non fu un vulcano, la causa successiva più probabile è un qualche tipo di evento legato al bombardamento di comete. Una rapida successione di impatti provocò un inverno cosmico e per quel motivo gli alberi non crebbero? La deduzione è che questi avvenimenti celesti causarono l'inizio del Medioevo, che infatti cominciò intorno all'anno 540. Nella letteratura dell'epoca esistono descrizioni del cielo che si oscurava, del sole che brillava soltanto 4 ore al giorno, e tutto questo per un periodo di un anno e mezzo. Tutto coerente con le conseguenze di un impatto. Patrizio, il santo patrono dell'Irlanda, in una delle sue lettere menziona specificamente un viaggio che fece in barca dall'Irlanda. Viaggiò per 3 giorni e arrivò a una terra dove camminarono 28 giorni senza incontrare un solo essere vivente, quello che chiaramente è un riferimento a un paesaggio desolato e deserto. Il Medioevo è un mistero. L'impero romano sparisce, i registri cessano, la civiltà non fa alcun progresso. Un mondo indebolito. Potrebbe essersi verificata una serie di impatti e di inverni cosmici. Solo i miti sono sopravvissuti a quell'età oscura, all'inizio del Medioevo, come la leggenda di Re Artù, un'allegoria forse di una catastrofe globale. Quello che è strano è che tradizionalmente si suppone che Artù sia morto nell'anno 539 o nel 542, in coincidenza con questo avvenimento catastrofico. I registri ai quali ci riferiamo provengono dal Medio Oriente, in realtà da tutto l'impero romano di quel periodo. E tutti concordano e dicono che ci fu qualche evento atmosferico nel cielo in quell'epoca. E anche in Cina. Se si verificano i registri cinesi di quello stesso anno, dicono la stessa cosa. Quindi sappiamo che fu un effetto globale. E i cinesi esprimono molto chiaramente cosa fosse ciò che indicano come il drago, qualcosa nell'atmosfera con una coda lunga fluida che porta il fuoco. Sembra come se la gente di tutto il mondo avesse utilizzato il termine drago per descrivere bolidi che si avvicinavano, corpi che esplodevano nell'atmosfera.
National Observatory a Rio de Janeiro. L'astronomo Ramiro de la Resa discute con un collega un nastro che hanno appena portato. Widerun? Sì. È un'intervista con un pescatore che vide una grande palla di fuoco scontrarsi con la Terra più di 65 anni fa. Ramiro è venuto a sapere recentemente dell'avvenimento e, ansioso di conoscere un testimone oculare, ha deciso di incontrare l'anziano signore. Ha dovuto viaggiare per 5.000 chilometri fino in Amazzonia, dove il Brasile confina con la Colombia e il Perù. Ma in primo luogo è andato al porto fluviale amazzonico di Manaus e al monastero dei Cappuccini che nel 1930 ebbe notizia della palla di fuoco. Uno dei monaci che ritornava da una missione portò con sé centinaia di terrificanti racconti di una popolazione traumatizzata. Le storie arrivarono al giornale rappresentante del Vaticano e alla stampa internazionale. Non soltanto una, ma molte palle di fuoco scossero e fecero tuonare il cielo con le loro esplosioni. I boschi furono scossi e bruciarono, cadde cenere dal cielo per mezza giornata, l'inferno tuonava dal cielo. In memoria del cappuccino che raccolse le testimonianze e motivati dalla visita di Ramiro, i monaci di Manaus celebrano una messa speciale. È per padre Fedele Dalviano, missionario nella selva e registratore infaticabile di visioni dal cielo. Dopo questa fermata si risale il fiume per altri 1500 chilometri fino a un minuscolo insediamento accessibile soltanto in barca o in aereo. Questa è la comunità di pescatori di Benjamin Constant, nell'estremo ovest del Brasile. Ramiro sta per incontrare l'unico superstite dell'evento del 1930. Il suo nome è Raimundo Clemente da Silva, 87 anni, ed è accompagnato da questo ricercatore che inviò il nastro dell'intervista a Rio de Janeiro. Risalgono di nuovo il fiume fino al punto dove Raimundo stava pescando il 13 agosto 1930. Sarà affidabile la sua memoria dopo quasi 65 anni? Veramente il fiume tremò quel fatidico giorno? Mentre cadeva la palla di fuoco, Raimundo ricorda che si dirigeva verso questa spiaggia per cercare uova di tartaruga. L'astronomo Ramiro è compiaciuto. L'anziano è analfabeta, quindi il suo ricordo non è condizionato da testimonianze scritte. Racconta come il cielo si illuminò e una palla di fuoco, come un brillante pianeta azzurro, precipitò verso la Terra. Immediatamente si produsse un grande tuono. Il missile arrivò con un angolo che lo portò sotto la Luna. Ah, era come un pianeta, disse varie volte. Il colore azzurro significa alta temperatura e la direzione del corpo rispetto alla Luna ci dà un'indicazione dell'origine astronomica del corpo. Anche il tremendo rumore che sentii implica un impatto con la Terra. E ciò è confermato dal fatto che, benché lui fosse su una barca, sentì la sensazione e vide l'acqua tremare intorno a sé. Indubbiamente quel giorno qualcosa si schiantò nella selva tropicale. Non lontano dalla spiaggia dove si trovava l'anziano, Ramiro ha identificato una struttura simile a un cratere. Si propone di portare fin lì una spedizione. Queste tracce, provenienti da una stazione sismica in Bolivia, mostrano una misteriosa perturbazione che coincide esattamente con la data degli avvenimenti. 45 tonnellate di materia cosmica cadono ogni giorno sulla Terra. La maggior parte è polvere, ma la palla di fuoco amazzonica poteva essere grande come un edificio, abbastanza grande da distruggere Manhattan. Ma immaginiamo un proiettile con un diametro di 10 chilometri, grande come quello che sterminò i dinosauri e che venga dritto verso di noi a 100.000 chilometri l'ora. Sarebbe il giorno del giudizio. The Lord is gonna get
Dio ci darà un segno. Si vedrà sangue nella luna e tre giorni dopo Dio distruggerà Manhattan. E il grande terremoto della rivelazione si diffonderà per la terra. Non rimarrà nessun edificio alto, non rimarrà neppure l'acqua, perché Dio distruggerà questo paese. C'è negazione. E riconoscimento. Wow, una luce! Ehi! Un cratere largo 150 km si estende da Newark in New Jersey fino a New Haven, nel Connecticut. Una grande onda d'urto scuote il pianeta. Quando scenderà l'inverno cosmico, l'umanità sarà condannata. O no? A differenza dei dinosauri, noi possiamo sperare di combattere.